Benvenuti ragazzi in questo nuovo video sul mio canale, io sono Dax678 e benvenuti nell'episodio di Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Allora ragazzi, innanzitutto vi chiedo di iscrivervi, lasciare mi piace, commentare, condividete con i vostri amici, attivate la campanella, iscrivetevi al canale che ho messo sotto in descrizione, rispondete ai precedenti sondaggi e non vedete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle. Nel frattempo controllo un attimo una cosa che non so mai. Ok. Allora ragazzi, siamo arrivati al punto in cui praticamente siamo riusciti a scappare dall'ospedale dopo 9 anni di coma e quindi adesso dobbiamo recuperare il Kazura Miller, che sarebbe il nostro vecchio compagno dei Diamond Dogs, e cercare di far rinascere per l'appunto i Diamond Dogs. Ragazzi, ho dovuto ricominciare tutto da capo perché praticamente è successo che il mio salvataggio si era rovinato. Però non ho avuto problemi perché continuo a saltare sempre i filmati, quindi è sempre, cioè, era la cosa più facile. Adesso ho messo pure i controller, quindi uno non dà fastidio. O parlo io o parli tu. Nel frattempo cerchiamo di mantenere fermo il cavallo, che sennò mi dà problemi mentre scansiono. Qui ci sta solo lui. Ci sta un silenziatore da quella parte, a quanto vedo. Sembra che sia un silenziatore. Però vabbè, adesso non mi interessa questo. E stavo dicendo, mi si è rovinato il salvataggio perché mi chiedeva continuamente di voler andare su Metal Gear Online per giocare. Però io non volevo e quindi mi si era rovinato il salvataggio se non lo facevo. Non l'ho fatto comunque, ma ho ricominciato a capo. Inoltre però sono riuscito a farlo per bene, almeno non come prima. Questo perché prima facevo il video, quindi sto più concentrato a parlare che a giocare, può essere, oppure perché avrevo la tastiera. Però comunque non ho avuto troppi problemi con l'inizio. Ora, dobbiamo andarci a recuperare di nuovo il documento che l'avevo lasciato. Ok. Allora, mi ricordo che l'ultima volta abbiamo visto dei nemici da questa parte. Eccone uno. Ok, marcato. Andiamo, andiamo alla scoperta. Non posso fare altro. Ah, eccone un altro. Ok. Aspetta, qua non ci sta più nessun altro oltre a quelli che ho appena scansionato al momento. Cioè, almeno per il momento non ci sta più nessuno. Poi non lo so. Ok. Sicuramente non riuscirò a prenderlo. LOL. Riuscite a prenderlo. Questi qui sono i più complicati, perché ogni volta stanno sempre a muovere la testa. Che cazzo devo muovere la testa? No, mancato. Porca di quella miseria. Oh, là. Preso. Mi ha fatto sprecare due munizioni, porca miseria. Cioè, almeno penso che siano due munizioni, adesso ne sono sicuro. Però in questo momento non mi interessa quello. Andiamo avanti, così almeno non avremo troppi problemi. Scaliamo qui. Antenna parabolica. Sì, vabbè, è quello che diceva. Che la postazione stava qui. Per un attimo mi sembra di aver trovato un diamante, invece no. Togliamo la musichetta perché se non mi dai copyright. Qua ci stanno alcuni materiali comuni che non farebbero mai male a nessuno, anzi tutto il contrario. Qua altri materiali comuni e più niente. Stanno a parlare solo loro, si capiscono solo loro. Mi sento. Ma stanno sotto. Non devo avere problemi, stanno sotto tanto. Ok, andiamo di qua. E abbiamo trovato un silenziatore che ci serviva in questo momento, così almeno ripariamo il nostro.
Ora scansioniamo il documento per avere la posizione di Kazuhira, che è la stessa posizione che mi indicava dall'inizio, però vabbè. Perfetto. Ce l'abbiamo. La posizione, eccola qua. Ora, il prossimo passo sarà quello di andarla a recuperare, ovviamente. Ok. Cerchiamo di andarci indisturbati. Io mi ricordavo che qua ci stava un diamante all'interno del villaggio. Adesso non mi ricordo più dove era, di preciso. Mi sembrava sotto un ponticello. Un ponticello. Tipo un ponticello di quelli, ma un po' più alto. Più che altro mi sembrava un tombino veramente, però no, non mi ricordo bene. Adesso ispezioniamo la zona per fare sta cosa e poi ce ne possiamo anche andare per me. Per me ce ne possiamo anche andare proprio. Però voglio prima trovare il diamante perché ci serve assolutamente per avere i GMP che ci serviranno per la ricostruzione. Ok, l'ho preso. Vuol dire che non sembra. Per un attimo ho detto il camion sta venendo da questa parte. Non è vero, non sta venendo nessuno da questa parte. Meno male. Qua ci abbiamo solo le granate a frammentazione. E nient'altro. Giù. Qua non ci sta niente, eh. Chi è che ci ha visto? Preso. Ok, mi devo ricordare dove sta la posizione di quel diamante. Quel diamante grezzo, dove cavolo? Forse l'ho trovato. Forse ho trovato il posto. Non mi ricordo il processore da qua, Potrei sbagliarmi, sicuramente. Esattamente, mi sono sbagliato, non era qua. Qua non c'è niente. Niente da questa parte. Che pizza! Vabbè, a sto punto andiamoci. Ah, vi saboto, vi saboto. Vediamo un attimo qui dentro se ci sta qualcosa di utile. Un cacchio. No, mo lo chiamo. Stavo veramente cercando di fare una cosa, però vabbè. Ok, perfetto. Andiamocene da Kazuhira. Andiamocene dal Miller là. Hai bisogno di così li chiami? Va, chiamiamo. Cosa te evitare i nemici e affrontare direttamente? Al momento non c'ho nemici da affrontare o roba del genere, però qua dovevo andarci. Ok. Trattare velocemente, affrontare. Vabbè, sì, mi interessa. Sta vedendo un attimo una cosa. Ok, qua stiamo tutto a posto, adesso veramente andiamo da 1000, perché sennò perdiamo troppo tempo e potrebbe rischiarci la sua stessa vita. Non la nostra non abbiamo problemi. Tanto ce l'abbiamo già su un filo del rasoio con tutti quelli che ci vogliono ammazzare. Abbiamo letto già la volta scorsa. Tutti ci vogliono morti, l'intero mondo ci vuole morti. Allora, di là vedo un coso di sorveglianza aerea che quelli là, se li distruggo, mi portano a un vantaggio enorme. Ovvero che posso atterrare in quel zona, in questa zona. Qua vediamo un nemico. Un nemico da quella parte con la torcia, già pronto. Un nemico da quell'altra con l'altra torcia. Non ci sta più nessun altro. Sicuro? Sì. Eccolo là, un altro con la torcia. Quanti li odio quello con la torcia. Niente,
Niente, abbiamo finito. Possiamo andare alla carica. Sta venendo la notte, nel frattempo. Ma questo non ci interessa. Preparo e distruggo qualcosa. Un momento, cerchiamo solo di andare dal nostro compagno Kazuhira. Ok, calmo. Da questa parte ci sono nemici. Ho visto l'ultimo. E non mi sono per niente piaciuti. Uccidiamo. Una terra e l'altro me lo mandiamo pure lui a terra. Perfetto. Ce la siamo rischiata parecchio, eh. Sinistra e destra. Qua ci sta un nemico, ma non mi interessa. Quindi continuiamo ad andare avanti. Qua ci stanno un po' di materiali che ci serviranno in futuro, materiali minori e comuni, e basta, non c'è veramente molto comunque. Qua c'è qualcuno? Ci sta solo quello, il nemico là in fondo e basta. Allora, ci pensiamo subito allora. Ok, preso. Ora, subito a sinistra dobbiamo andare. No, non ero qua subito. Ci andiamo prima da questa parte. Ma va, fancino, mi puoi far prendere colpi così. Va, li abbiamo presi tutti. Lo so che l'edificio giusto è segnato pure. Togliamo anche questa perché sennò potrebbero rischiare il copyright. E Kazuhira 1000 sta qui. Recuperiamolo. Perfetto. Oh, è andata meglio di quello che pensassi. Cazzo. L'hanno cercato. Non vi servo più. No, è solo un occhio chiuso. Sono qui per salvarti. Eh no, zio Peppe. Si hanno fatto qualcosa agli occhi? No, è solo la luce e nient'altro. Nel frattempo lo liberiamo. Mettiamo gli occhiali da sole e ritorna il nostro caro Miller. Perché ci hai messo così tanto? Dai, andiamo un cazzo. Ma non ha un braccio e una gamba! Cioè, è ridotto peggio di noi. Vabbè che noi ci abbiamo i frammenti nel corpo, quindi è meglio che sto zitto. Ma veramente, è ridotto peggio di noi. Non ha nemmeno un braccio e nemmeno una gamba. E che è? Porca miseria, non pensavo che fosse così disastrato lui. Ok, cerchiamo di andarcene tranquilli proprio. Cos'è? Da quella parte. Ok, preso. Vediamo di addormentare pure questo qui prima che ci porti problemi con quella cavolo di luce. Mannaggia. Ok, e andiamoci. Fatemi sentire da 9 anni. Ti ho fatto aspettare, eh. Ok, abbiamo trovato intanto un diamante così a caso. Ho bisogno del mio cavallo. Dove sei? Vieni qui. Ho bisogno che mi scorti sia me che Miller, perciò muoviti. Che se no ci moriamo tutti e nemmeno tu sopravviverai. Quindi ti conviene muoviti. Pam. Cavolo, no, Dio, no. Quanto ho odiato questa parte del gioco. Oddio, mo ci stanno i teschi.
pizza, ce ne vorrà un po' per liberarci di questi teschi. Spero di liberarmi il più presto possibile, ma sono fastidiosi. Vedrete tra poco cosa sono. E fanno perennemente schifo. Mamma mia, quanto ho odiato questa missione. Senti, vuole scendere questo cavolo di elicottero oppure dobbiamo aspettare 3 anni? Dai. Non è che forse era perché c'avevo il cavallo allora. Ah, ecco, perché c'avevo il cavallo. Ok, qui è Pequod. La zona atterraggio è coperta da una specie di gas. Per ora non entriamo. Un gas. Ed eccoli lì. Guarda che schifo. Quanto odio per questi, non muoiono mai. È un'impresa ucciderli questi qui. Una vera impresa. Sono i teschi. Non devono trovarci. Una parola. Se il cavallo non si andasse, dovevi fare a lui. No, devi starti fermo. Cavallo maledetto. Ecco, stai fermo. Ma non lì! Ma porca miseria. Dai, prima che arrivino i teschi. Vediamo di prendere la strada un po' più tranquilla. Ovvero da questa parte e ce ne andiamo così. Belli tranquilli, senza troppi problemi. Così, perfetto. Cosa? Come? No dai, ti prego, non mi dire che mi hanno visto veramente. Se mi hanno visto mi incazzo. Non mi dice, non mi so dove essere per caso mi hanno visto o no. Beh, non mi stanno sparando, quindi non ci dovrebbe essere tipo problemi. Cacchio, mo, hanno tirato fuori le armi. Aiuto. Aia. Hanno preso Miller. Quanto fastidiosi sono! Mannaggia voi, sembrate dei cavolo di Power Rangers, tutte e quattro. Aia! Aia. 4 colpi subiti. Mannaggia voi. Mi lasciate in pace, non vi ho fatto nulla di male. Siete fastidiosi. Ah! Aiuto. Ecco. Guarda come cacchio saltano. Maledizione, quanto ci vuole? 400 metri. Dai, ce la possiamo fare. Aia. Bastardi. Ok, la foschia se n'è andata. Mamma mia. Quelli sono i teschi. Sono le cose più fastidiose del mondo. Appunto. È l'unità che ci ha attaccato, anche perché mi volevano sparare. Ho mollato Miller qua. Lol. Comunque veramente, lasciando perdere sta roba di teschi, avevo proprio ragione, è ridotto peggio di noi. Non ha un braccio, non ha perso una piccola. Ha perso praticamente il piede. Miller intendo, eh. Ha perso praticamente il piede, non ha più niente. Cioè l'unica cosa che ha è questo letto. E gli occhiali. E l'intero corpo, la testa, le gambe, la gamba per la precisione e il braccio. Porca miseria, quanto è ridotto male. Vita salvata. Nome in codice CIC. Ma che cacchio, vabbè. Lasciamo perdere tutto questo. Eroismo attuale. Beh, neanche troppo alto. Nemmeno, cioè, neanche troppo basso. Abbiamo finito il gioco? No, scherzo. Magari. Ci vorrà un bel po' per finirlo, però vabbè, sono dettagli. Siamo diretti nel. Vabbè. Where are you home, Stan?
Lei dove si trova una nuova casa? Ehi. Some operation we had. Non è una nostra operazione. 9 years ago. 9 anni fa. Carving out our own world. Creare un nostro Making our mondo. own future. Decidere il nostro And futuro. they took it away. Ma ce l'hanno portato via. I'm gonna rebuild it. La ricostruirò Make a new place. insieme. Together. Avremo un nuovo That we can posto call home. che potremmo chiamare casa. Yeah, we were dogs, all right. Slinking around out of sight for sight. Agiamo furtivamente senza Picking up farci whatever kind of vedere dirty money per we could eseguire find. tutto il lavoro sporco che You potevamo. name it. Voi gli We did ordinate it. e noi eseguiamo. You see this? Vedi questo? Diamond Dogs. Diamond Dogs. Our new home. La nostra nuova casa. Un fantasma di ciò che eravamo. Trionfo. Morte. Non lo ci era permesso. Sì. Ora ricordo tutto. Dopo tutto il lavoro che hanno fatto, è ovviamente normale che tu sia un pochino giù dai, non esageratamente giù, perché non mi sembrava neanche esagerato. Ed ecco un po' di ricordi che ha il nostro Snake o Snake. Miller. Snake. Why are we still here? Perché siamo ancora qui? Just to suffer. Solo per soffrire. Every night. Ogni notte. I can feel my leg. Sento la mia gamba e il mio My arm. braccio. Even my fingers. E anche le dita. The body I've lost. Il corpo che ho perso. Comrades I've lost. I compagni che ho perso. Il dolore non finirà. È come se fossero ancora tutti qua. Prendi anche tu la stessa cosa. Sono io che mi sono fatto un gruppo al di sopra della nazione, anche degli Stati Uniti. E io ora un parassita al di sotto, saziandomi del potere di Zero. Ci hanno seguito a Cipro e poi in Afghanistan. Cypher continua a crescere, ingoiando tutto ciò che incontra. Diventa sempre più grande. E chi lo sa quanto è grande ora. Boss. Dovranno restituirci il nostro passato. Riprende tutto ciò che abbiamo perso. E non mi fermerò finché non arriveremo tutto. La nostra madre base. Non so quanto tempo occorrerà. Lo farò diventare più grande e migliore di prima. Cosa devo fare? Boss, tell me
Dimmi. Tell me like you used to. Dimmi cose come sempre fatto. Wow. Praticamente è come se fosse la furia dei fantasmi, della vecchia fazione fantasma, che adesso sta per ricostruirsi, sta per ricominciare da zero. Cose sono cambiate, boss. Recuperiamo soldi e reclute per combattere Cypher. Ci rotoliamo nella polvere di sanguinose battaglie. Tutto per vendetta. Il mondo richiede il lavoro sporco e noi rispondiamo. Basta con gli ideali, basta con le giuste cause. Cazzo. Cypher ci ha spedito all'inferno. Ma poi noi... Io sono già un demone. E comunque il paradiso non fa per me. Sporchi miei per 9 lunghi anni. Ma ora basta. Ora tu non dormi più e noi ci occupiamo di più di immondizia. Ora siamo i Diamond Dogs. Lascialo parlare. Possiamo schiacciare Cypher Boss. E tu puoi costruire l'esercito che devi. Su una cosa, cazzo. Non si tratta del passato. Noi combattiamo per il futuro. Wow. Tutte cose di cui voglio parlare. Riguardo alla gestione della Mother Base. Aggiungimi. Ora questa base vi appartiene. Trasformi i Diamond Dogs nella forza che meritano di essere. Ah, servono gli uomini per fare buon uso delle loro capacità. Miller mi ha chiesto di parlartene. Dica. Ah, è qua quanto come un riccio appena nato da poche ore. Ma veramente. Un dispositivo per recuperare Fulton. Quando sei in missione, usalo per recuperare qualsiasi solato nelle file di Diamond Dogs. Ora provalo sul personale qui presente. Chiunque tu voglia. Prima addormentalo. È una pistola di tranquillanti, vero? Sì. Ce l'ho. Ed è a terra. Dormi con un sasso. Ora avvicinati e procedi. Perfetto. Ora è tutto nostro. Solo chi non oppone resistenza. E ovviamente niente cadaveri. Non sarebbe delle grandi reclute. Il membro del personale che hai recuperato sarà assegnato all'unità più adatta alle sue capacità. Controlla tu stesso. Apri i tuoi droid. Gestione staff. Vedete come è stato assegnato all'unità di ricerca. Select weapons items under the development heading. Ma
armi e oggetti. L'elenco di novità in sviluppo vede l'oggetto chiamato scatola di cartone. È l'ultimo ritrovato in falla di tecnologia e identificazione di umanità. In ogni caso non abbiamo ancora il personale necessario per svilupparla. L'unico ok, altro membro. Ok. Se potremmo provare il capo qualcuno. Perfetto. Potrebbe anche non funzionare. Se il soggetto è ferito, lo shock potrebbe anche uccidere. Lo so. In caso di condizioni meteo sfavorevoli, potremmo anche perderlo. Puoi capire la probabilità del successo avvicinandoti al soggetto. Vuoi usare il sicuro per recuperarlo? Allora portalo all'elicottero. Fatto bene, ora recupero il prossimo. Sei tu il prossimo? Perform CQC on them in quick succession. This allows you to take them all out before any of them can strike back. Perfect. Wait. Per un attimo mi utilizzavo Fulton. Ora è nostro. Il suo livello è aumentato. Perfetto. E abbiamo una nuova scatola. Quanta roba! Oh. Ecco qua che arriva la cassa. Non ne capisco vita, ma secondo lui... Eccola qui, la cassa di tanti anni. Se! Ta-ta-ta-ta-ra. Mamma mia che ricordi, ragazzi. La scatola rimarrà sempre nei nostri ricordi. Anche se penso che non la utilizzerò molto, però va bene. È bellissima la scatola. Oddio. Vabbè, basta. Se no ci divertiamo troppo. Scusate, vi dovete levare. Ecco, esattamente. Perfetto. Sto aspettando che mi dice l'altra cosa, così almeno faccio la missione completamente, perché mi ricordo sta parte. Boom. E ora recuperiamo. Permettelo a campare, lanciando lo strano primo di sensi. Perfetto, missione completata al 100%. Va bene ragazzi,
vi concludo qua l'episodio. Iscrivetevi al mio canale, lasciate i piace, commentate, condividete con i vostri amici, attivate la campanellina, iscrivetevi al canale che ho messo sotto in descrizione, rispondete per scelte sondaggi, noi vedete gli episodi di Attack on Titan 2 Final Battle. Ciao ragazzi, e da tutto la scatola. Ciao!